Pedro, che giornata. Da questa parte, presto!
Non mi piacciono i tuoi occhi. Celano una luce famelica. Assur è dovuto andarsene per via dell'impero, ma noi rimarremo. Va tutto bene? C'è altro? Immagino sia poco indicato chiederti come l'hai avuto, dunque non lo farò. Una riproduzione, eh? Strano, mi aspettavo degli appunti. Capisco, ora fammi dare un'occhiata. Qui, per favore. Intrigante e preoccupante allo stesso tempo. Sembra che Gallus abbia avuto dei sospetti su una presunta alleanza di Mercer Frey con la Gilda. Gallus aveva scoperto ciò che definisce uno stile di vita di lussi eccessivi associato a un incredibile dispendio di grandi quantità d'oro per piaceri personali. Nel diario c'è scritto da dove viene tutta questa ricchezza. Sì, Gallus è quasi certo che Mercer avesse prelevato dei fondi dalla tesoreria della Gilda senza dirlo a nessuno. Nient'altro, Entir? Niente in merito a... ai Nightingale? Sì, ecco. Le ultime pagine sembrano descrivere il fallimento dei Nightingale, ma non entrano nel dettaglio. Inoltre Gallus menziona di continuo il suo convincimento che Mercer avesse profanato questo cosiddetto sepolcro del crepuscolo. Che le ombre ci proteggano. Allora è vero. Non conosco questo sepolcro del crepuscolo. Cos'è? Cosa ha fatto Mercer Frey? Mi dispiace, Entir. Non posso dirlo. Quello che importa è consegnare subito la tua traduzione alla Gilda. Addio, Entir. Le parole non possono esprimere. Va bene così, Carlaia. Non devi dire nulla. Ascolta, se per te è un peso il doverti liberare di merce rubata e ti trovi a Winterhold, vieni a trovarmi all'Accademia. Di tanto in tanto ho trattato articoli di interesse discutibile e vedrò cosa posso fare. Se hai ancora bisogno di me, puoi trovarmi all'Accademia. Dobbiamo correre a Riften prima che Mercer possa arrecare nuovo danno alla Gilda. Ormai credo sia inutile nascondertelo ancora. Il sepolcro del crepuscolo è il tempio di Nocturnal. I Nightingale giurano di proteggerlo a costo della propria vita. Tutto ciò che simboleggia il potere di Nocturnal è racchiuso dalle mura del sepolcro. Adesso pare che Mercer abbia violato il giuramento fatto a Nocturnal profanando ciò che aveva giurato di proteggere. Anche io ho reagito così quando Gallus mi ha parlato per la prima volta di queste cose. Credo che al momento opportuno capirai ciò che intendo. Come Nightingale, ho giurato di mantenere la segretezza a proposito del sepolcro. So che la Gilda non fa molto per accattivarsi la simpatia della gente, ma devo chiederti di continuare a fidarti di me. Andrò a Riften e valuterò la situazione, cercando di scoprire cosa sta tramando Mercer. Quando te la senti, vediamoci alla Caraffa Lugora. Nel frattempo vorrei che prendessi questo. Apparteneva a Gallus, ma vista la situazione credo che sarebbe d'accordo. Se la Gilda non vorrà sentire ragioni, potresti doverlo fare.